insomma, devo dire che gli argomenti ancora da trattare sono tanti con te, Max, spero di riuscirci. E adesso vorrei parlare dell'altro successivo brano, che tra l'altro c'è anche un featuring con una lady. E... Assolutamente. Che ha fatto Sanremo. Esatto. Prima ha fatto due volte Sanremo, poi ha aperto i concerti di Claudio Baglioni in quegli anni, era avanzatissima, poi come succede a volte i grandi... elementi come Valerio Visconti magari non trovano la collocazione. Noi sappiamo anche i motivi, ma adesso oggi non stiamo qui anche per... a polemizzare. Cioè, magari una polemicuccia sul finale la facciamo. No, perché se no faccio la figura di Baccini, che io sono Baccini tra gli amici, ma fa una polemica bene. Continua. Conosco allora, bene Francesco, sì. Ecco, lui è un intelligente in gamba, no? Però giustamente dice, cazzo, sono qua, sono bravo, però fanno solo rap, fanno solo quello. Lui ha tutte le sue risposte, però inutile menare il camperlaio, la situazione in Italia adesso è questa. Valerio Visconti, io sono rimasto incantato quella volta, l'avevo vista, l'occasione è stata ghiotta, gli ho chiesto se voleva collaborare e ho l'onore di averla. Eccola qua allora la musica di Max Arduini, in questo caso in collaborazione con Valeria Visconti. Com'è nata questa collaborazione, Max? Io ho conosciuto prima i fratelli, ero amico dei fratelli, guarda caso la vita è molto strana, un cerchio che si chiude sempre. Certo. Io negli anni 90 ero amico dei fratelli, il fratello aveva una discoteca a Fermignano, in provincia di Pesaro, Urbino, e poi lei andò a Sanremo, quindi insomma, ma me la presenti, insomma, invece non capitava mai l'occasione perché era sempre in tournée, certo. E quindi così, poi dopo la vita ci divide, adesso ci siamo rincontrati ed è nata questa era. Facebook aiuta molto le persone perché ci si incontra su Facebook, è vero. Diciamo. Sì. Diciamo che è una delle poche cose positive che ha questo social network, tanto ben trattato, perché almeno su quello ti permette di rincontrare magari persone che avevi perso. Senti, è Ravenna dedicata alla tua città, immagino. Esatto, la città. Una città fantastica. Io di Ravenna conoscevo anche un altro personaggio, una domanda così che esce un attimo. Gianluca Lopresti per caso, lo conosci? No, non mi dice niente Nome. Anche lui faceva parte di fa ancora parte di questo mondo, diciamo, cantautorale, più sul rock lui, è una sorta rock. Di... Più rocker. Sì, più una sorta di Daniele Groff, lui partiva con... ho capito, sì. Ok, con quel genere lì. Dedicata dunque con amore a questa città meravigliosa. Beh, Ravenna doveva essere capitale della cultura europea, sì. Questo titolo è andato a Maratea. Comunque in Italia dove punti bene, perché insomma la cultura dovrebbe essere l'argomento principe del nostro paese, insomma. Sì, veramente. Ma adesso andiamo avanti perché abbiamo ancora tante belle cose da parlare, da ascoltare. E da il far prossimo vedere video, anche. Esattamente, appunto, il prossimo video è La varietà dei nani. Siamo vecchi e non ci vediamo più. No, allora, non è che è un campionario di nani, fa la differenza, hai ragione. Il varietà, lo spettacolo, infatti. È curioso questa cosa, che cosa... Sì, ma l'ispirazione è nata soprattutto leggendo la storia del circo Barnum, che poi è praticamente la stessa ispirazione che ha avuto poi Francesco De Gregori scrivendo La donna cannone. Sì, perché il circo Barnum era il circo dei fenomeni da baraccone. Sì. Quindi potevi trovare la barbuta, la donna cannone, trovavi personaggi un po' stravaganti, sì. Il circo delle pulci, poi c'era lo spettacolo dei nani, eccetera, eccetera. Qui ho preso la palla al basso, ho raccontato del circo dei nani, ma però paragonando proprio questa metafora del fatto che spesso sono le piccole persone che fanno le grandi cose e non viceversa, insomma, non sono i Gulliver certo. Che comandano, perché i nani in piccolino, poi da lì mi viene sempre la metafora delle formiche, che così piccoline, insignificanti, e invece sono laboriose e fanno molto il doppio di una cavalletta, però insomma... Allora, sì. Questa è un po' la mia teoria di vita. È una bella filosofia di vita, sicuramente. Allora, vediamolo insieme a te. Il varietà dei nani. Grazie. C'è soltanto il dito verso che ti dice sempre ok. Ma pollice anche il dito differente per natura agli altri tre.
Non sono porcellini, neanche facce nei santini. Il suo rovescio è opposto al mignolo ridicolo. Un pollice di vento, un indice di un dito, un medio come augurio e di